Sono Paola Manni e di professione faccio la linguista, quindi studio la lingua, analizzo le parole e a volte anche le conto, avvalendomi naturalmente di quei mezzi informatici che oggi molto ci aiutano in lavori di questo tipo. E il conteggio delle parole può talora apparire operazione un po' arida e stravagante, ma non è così. Non è ad esempio privo di significato il fatto che il sostantivo più frequente nella commedia sia occhio, che conta ben 263 occorrenze. E naturalmente anche tutti i verbi correlati come vedere, guardare, mirare, rimirare, hanno una frequenza altissima. Il ricorrere insistente e continuo del sostantivo che indica l'organo visivo è chiaramente connesso all'ispirazione della commedia, che è essenzialmente una visione culminante nella contemplazione di Dio. E va peraltro detto anche che Dante, aveva un grande interesse anche per la fisiologia dell'occhio e il funzionamento dell'atto visivo, come mostra un intero capitolo dedicato a questo tema nel Convivio. L'occhio di Dante dunque vede, scende nella voragine dell'inferno e ne scruta gli orrori e poi attraversa, osservandoli, i rarefatti paesaggi del Purgatorio e infine ancora l'occhio che potenziandosi al massimo nelle sue risorse intellettive e intuitive, arriva alla contemplazione di Dio. A pochi versi dalla fine del poema, Dante resta ancora un veggente, uso questa parola in senso etimologico naturalmente, colui che vede, e sono ancora i suoi occhi nella loro ultima occorrenza in Paradiso 33-129 che penetrano l'essenza della divinità. Di questo straordinario vi viaggio Dante ci mette a parte e per farlo ha certo bisogno di una lingua di ricchezza straordinaria, capace di andare oltre i confini di quanto fino allora era stato detto e scritto. E di fatto Dante, con una lingua affinata come un bisturi, ci ha parlato delle cose che fanno parte del nostro mondo fin nei livelli più infimi e miserabili, introducendo per la prima volta nell'uso letterario parole del suo fiorentino più schietto, marcate da un crudo realismo, parole come broda, pizzicore, scabbia, tigna, lezzo, letame, sterco, zuffa, nonché parole oscene come puttana, per citarne almeno una. D'altro lato, nessuno più di Dante ha portato la lingua a cimentarsi con l'indicibile, ne ha forzato i limiti. Sono tantissimi i latinismi, termini che egli per primo preleva dal latino e li trasferisce nella lingua volgare. Ricorderemo ad esempio voci come fertile, ferace, mesto, molesto, profano, eccelso. Ci sono poi tanti termini che Dante reinventa semanticamente, piegandoli a significati nuovi, ad esempio bolgia era termine già esistente. Ripreso dall'antico francese bouge, voleva dire valigia, borsa, sacca. Nella commedia assume il significato assolutamente nuovo di fossa infernale. E poi ci sono i neologismi, le parole in tutto e per tutto nuove, vere e proprie coniazioni. Si pensi ai verbi paradisiaci come infuturarsi, che vuol dire prolungare e prolungarsi nel futuro, insemprarsi, durare per sempre, insusarsi, risiedere in alto, immillarsi,
moltiplicarsi per mille e addirittura intuarsi, immiarsi, innuiarsi, penetrare in mente, in lui, che si concentrano in quello sconcertante verso di Paradiso 9:81. Se io mi intuassi come tutti i miei. Noi oggi presso l'Accademia della Crusca, in collaborazione con l'OVI, Opera del Vocabolario Italiano, stiamo realizzando un vocabolario dantesco che è già consultabile gratuitamente in rete all'indirizzo www.vocabolariodantesco.it. Andando a fondo nell'analisi delle parole e nella loro storia, ci rendiamo conto molto meglio che in passato della enorme ricchezza della lingua dantesca, che appare sì radicata nell'uso della sua epoca, ma in tanta parte lo trascende. E ci rendiamo anche conto di quanta parte di quella lingua viva più o meno palesemente nel tessuto dell'italiano di oggi. Noi non ce ne rendiamo conto, ma quando usiamo l'aggettivo mesto o il verbo inurbarsi o invitiamo qualcuno a non andare in quella bolgia, ovvero in quel luogo maledettamente chiassoso e affollato, oppure usiamo l'espressione stare freschi per alludere a una condizione difficile e sgradevole, noi usiamo delle parole che esistono perché c'è stato Dante ad introdurle. Per non dire poi delle tante espressioni e modi di dire estratti dalla commedia, talora interi versi, che si sono insediati e fusi nel linguaggio comune e circolano liberamente nel grammare della nostra lingua, svincolati dal contesto originario e adattati alle occasioni più disparate. Pensiamo ad esempio a quando diciamo senza infamia e senza lodo, coloro che sono sospesi, perdere il ben dell'intelletto, far tremare le vene ai polsi. Il sopravvivere di queste parole, di queste espressioni schiettamente dantesche, dantismi, possiamo chiamarli, nel nostro italiano di oggi e nei suoi livelli più spontanei e colloquiali, ci dà una prova, non la sola prova, ma certo una prova molto significativa di quanto sia vero e non retorico quell'attributo che fa di Dante il padre della nostra lingua.